chiedo com'è strutturato quest'anno, questa edizione numero 12, il comparto organizzativo delle competizioni. Allora, come abbiamo già fatto appunto nelle 11 edizioni precedenti, abbiamo, come dico spesso, invaso un pochino la fiera. Abbiamo costruito queste quattro arene, questi due teatri. Nei due teatri sono le discipline artistiche, nelle arene ci sono una parte di discipline artistiche e una parte di discipline di coppia. Rappresentiamo tutte le 54 discipline della Federazione Italiana Danza Sportiva e come sempre siamo contenti di essere a Rimini, perché Rimini, oltre ad essere la città del divertimento, ci offre la possibilità di organizzare un evento di così grande livello. Cosa rappresenta sport e dance a livello nazionale e non solo mondiale? Penso che dopo 11 edizioni, essere arrivata alla 12esima, rappresenta veramente il gemellaggio che c'è fra il divertimento, lo sport, l'accoglienza e la danza sportiva che si svolge a Rimini. In occasione, già in passato, in occasione dei campionati nazionali, abbiamo organizzato anche eventi internazionali, torneremo con degli eventi internazionali, abbiamo anche quest'anno due giornate dedicate al Grand Slam delle danze standard e latine americane della World Dance Sport Federation. Torneremo gli anni prossimi con degli eventi anche della Ido e del rock and roll acrobatico, che qua dentro ha avuto un grandissimo successo. Quindi sport dance, io, insomma, che sono un giovane dirigente della federazione, per me, insomma, è essere a casa.